Che sei venuto a fare, Michè? Ti cercano la telefono spento. Ho saputo tutto, c'è una domanda che ti devo fare. Pure tu? Io. E sarebbe meglio che questa domanda te la faccio prima che sia per accusarti. Ce Dimmi. la dobbiamo sposare e te o no? Così mi pare. E dimmi, come pensi che possa durare sta cosa? Ogni volta che c'è un problema lo chiamo all'FBI per trovarti. Mettiamo subito in chiaro le cose, Michè. Io sposo te e non la tua famiglia. E l'unica cosa che ci tiene uniti è il letto. Te l'ho detto la prima volta che ci siamo visti, non ho cambiato idea. E infatti questo già lo sapevo, non ho altro da aggiungere in mezzo. Ma il problema è differente. Quale sarebbe questo problema? Spiegamelo un po', perché io ho tanti problemi, a parte il fatto che la polizia si è bevuta 300 kg della mia cocaina, non ne vedo. Ma magari mi sbaglio. Io sul fare non ci voglio entrare, ma questa cosa che hai ora è una preoccupazione grossa. E se quando stai nei casini, anziché appoggiarti a tuo marito e chiedergli consigli, tu scappi, io penso che te non possiamo andare da nessuna parte, perché prima di tutto l'amore è fatto di fiducia. E tu di fiducia in me non ne hai. Lo sai perché parli così bene tu? Perché tu sei un uomo e gli uomini hanno un grande privilegio. Si devono sempre guardare le spalle, tranne che in casa loro. Per le donne invece non funziona così, per le donne è completamente diverso. Il nemico peggiore loro lo trovano in casa, il più subdolo, quello che dice che le vuole bene per poi fotterle due volte. Quello che ti tiene sempre un passo indietro per primeggiare. Sempre debole, sempre dipendente. Se è questo che cerchi da me, hai sbagliato parrocchio. Hai ragione, è quello che succede in tutte le famiglie. È questo tipo di donna che mio padre avrebbe voluto per me. Una moglie che si fa mettere i piedi in testa, che pensa di valere meno di me, che fa quello che dico io, quando dico io. E io ho scelto te e non un'altra. Ti ho scelto contro la mia famiglia, con tutte le forze che ho, lo sai perché? Perché in questo mondo pieno di spazzatura ho visto quello che non ho mai visto prima. Una cosa che brilla. E quella sei tu.